Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro e l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in piazza Indipendenza, Castrovillari. Giornata informativa nel capoluogo del Pollino, Castrovillari, nella veste di centro capofila del piano locale per il lavoro denominato Neopolis, promuove un tavolo tecnico e l'attivazione di laboratori guidati per far conoscere ai potenziali beneficiari della fase 2 del bando, ossia i giovani laureati under 35 nonché inoccupati e disoccupati, la necessità di sottoscrivere manifestazioni di interesse e di adesione al piano. Il piano locale per il lavoro, diciamo, ha come finalità quello di capitalizzare le risorse del territorio, tutte le risorse, quelle ambientali, quelle archeologiche. Infatti nel partenariato sono partner anche diciamo enti quali la Sovrintendenza dei Beni Culturali della Calabria, oppure la Sovrintendenza dei Beni Archeologici, o ad esempio l'Ente Parco Nazionale del Pollino. È questo nostro PLL che ha un acronimo, diciamo, che in qualche modo sintetizza tutto ciò che è stato detto, che è appunto Neopolis, che è un richiamo non solo ai territori coinvolti, ma anche alla valenza diciamo archeologica della Calabria. Non dimentichiamo che è stata la culla della Magna Grecia. Il centro per l'impiego che ruolo ha in questo progetto? Abbiamo aderito ad una giornata informativa cercando di mobilitare i nostri lavoratori, soprattutto i giovani che sono quelli attualmente più in crisi in un a livello di collocazione e in quello che è oggi il mercato del lavoro. E quindi devo dire che ha suscitato molto interesse. La cosa più bella quindi è trovarsi tutti gli enti istituzionali attorno ad un tavolo, perché ancora siamo in fase di preparazione, quindi di elaborazione del piano che sarà presentato giorno 15 aprile, andando su dei dati oggettivi, quindi quelli che sono le manifestazioni aziendali, quindi lo sviluppo della impresa e microimpresa, quindi avendo già individuato le filiere dove possono essere in qualche modo occupati, quindi collocati i giovani attraverso quelli che oggi sono gli strumenti degli incentivi. La provincia ha investito fortemente in questo progetto, perché a cosa punta? Il nostro intervento è ad adiuvandum, nel senso che abbiamo come da bando regionale le amministrazioni provinciali non possono essere capofila dei PLL, per cui abbiamo preso tutti quanti i progetti migliori che ci sono stati proposti all'interno della provincia di Cosenza e abbiamo accettato di essere partner nei progetti migliori. Per il momento sono soltanto 4, la scadenza è ormai prossima, quindi credo che ci fermeremo a questi. Qui a Castrovillari presentiamo uno dei piani più importanti, che vede l'avvicinamento e l'avvicinamento al mondo del lavoro dei giovani nel territorio, in un territorio che è già martoriato di suo da un punto di vista del lavoro, riuscire a dare una speranza alle classi giovanili, alle persone più giovani del territorio del Pollino, credo che sia un'opera meritoria per la quale è opportuno che anche la provincia dia il suo contributo. Anche il Parco Nazionale del Pollino ha creduto in questo progetto? Sì, ci ha creduto perché lo consideriamo una bella opportunità. Per la prima volta questo territorio, tutta l'Alta Calabria, lo Ionio, il Pollino, l'Alto Ionio, l'Alto Pollino, l'Alto Tirreno stanno insieme, finalmente insieme per... hanno definito una proposta unica che sottoscriveremo mercoledì prossimo proprio qui a Castrovillari. È un'opportunità importante, per la prima volta non si parla di assistenza a perdere ma di opportunità per il sistema delle imprese di poter utilizzare eventualmente giovani di questo territorio che possono trovare anche opportunità di lavoro. Quindi il Pollino ci sta dentro perché uno dei segmenti è rappresentato dalla filiera turistica ambientale e quindi naturalmente era doveroso da parte nostra starci dentro e quindi partecipare alla manifestazione di interesse.